Ciao gente, eccoci un nuovo video di Marvel Spider-Man. In questo farò solamente registrazioni scena del crimine. Quindi non so se verrà corto o cosa. Vedremo. Forse c'è un'altra scena del crimine. La firma dell'autore misterioso. Me lo ricordo. Qui era stato visto per l'ultima volta un informatore del Maggia scomparso qualche mese fa. Ammetto di sentirmi a disagio. Penso dovremmo interrompere la seduta. Mi scusi, dottore, non volevo spaventarla. Sto diventando paranoico. Come le dicevo, il lavoro mi stressa. D'accordo. Parliamo ancora del suo lavoro. Mi descriva una giornata tipo. Una giornata tipo. Per prima cosa mi sveglio e controllo il telefono per sapere cosa dovrò fare quel giorno. Esco a fare colazione, seguo la dieta chetogenica, presente. Poi faccio il colpo. Ma a volte mi sporco e devo passare da casa per cambiarmi. Al pomeriggio cerco di andare in palestra. Alla sera ceno. Mi scusi, facciamo un passo indietro. In cosa consiste di preciso un colpo? Significa uccidere qualcuno per conto del boss. Ormai sono piuttosto bravo. Ho un buon curriculum. Questo tizio sembra un sicario del Maggia. Sembra il tassello di una storia più ampia. D'ora in avanti dovrò tenere gli occhi aperti. Ciao Peter, ti confermo che non sono mai uscito di casa. Mi fa piacere. E quindi? Stavo ascoltando la radio della polizia e non fanno che segnalare crimini. Arrivano rapporti a ripetizione. È impressionante, vero? Come fai? Non puoi essere dappertutto nello stesso momento. Ricordi cosa diceva May? Chi aiuta qualcuno aiuta il mondo intero. Sì, ma non ho mai capito cosa intendesse. Ok, hai presente la signora che è venuta al feast con i due bambini l'altro giorno? Quella che hanno sfrattato. Esatto. Quando ha trovato lavoro, poco prima di trasferirsi nel nuovo appartamento, mi ha promesso che farà una donazione per il rifugio, appena incasserà il primo assegno. Noi aiutiamo lei e lei aiuta gli altri. E la solidarietà è un moltiplicatore di forza. Esatto. May era grande comunque. Sì, la migliore. Ti invio un indirizzo appena finisco con questa storia. Tieniti pronto e porta i lanciaragnatele. Finalmente! Te, senza fare apposta. Aspetta, sentiamo cosa dice però. No, non dice niente. Un altro rapporto. Sentiamo cosa c'è nel registratore. Che ne pensa, dottore? Beh, clinicamente lei è un sociopatico. Non prova rimorso per le sue azioni, non è affatto stressato. Mi sembra che non veda nulla di sbagliato in ciò che fa. Quindi mi chiedo perché è venuto qui. In gamba, complimenti. D'accordo, veniamo al punto. Se farà quello che le ordino, non ucciderò la sua famiglia. Wow. Vuole andare al punto? Va bene. So perché è venuto qui. L'ho capito nell'istante stesso in cui ha varcato la porta. Ma prima che lei chieda un favore a me, sarò io a chiederle di fare qualcosa per il sottoscritto. Che colpo di scena. Questi crimini sembrano coperture per esecuzioni del Maggia. Se l'uomo delle registrazioni lavora per il Maggia, forse ha ucciso lui queste persone. Incontra Sable al molo. Sì, alla fine. Questa è la finestra adesso che sbatte. Sono pronta. Ci vediamo alla base. Volevo chiederti, com'è possibile che tu abbia una base in città di cui ignoro l'esistenza? Bella conversazione.
Perché mi riaggancia sempre in faccia? Magari non ha riagganciato di proposito. È solo caduta la linea. Magari si aspetta che la richiami. Ti pare il tipo? Oppure potrebbe aver esaurito i minuti nel suo piano tariffario. Del resto sarà in roaming internazionale. Le costerà un patrimonio. O forse sentiva l'urgenza di lucidare le pistole. Questo è più probabile. Il principio del rasoio di Occam. La risposta più semplice è che mi odia. Ma che gli fai alle ragazze? La logica uccide sempre il divertimento. Già. Queste scene sono piene di nastri della polizia. Chiunque sia l'autore deve avere accesso ai loro materiali. Chiunque sia vuole portare alla mia attenzione questi incidenti. Qualcuno era morto precipitando da qui. È stato archiviato come incidente, ma chissà. Nell'ultimo nastro l'analista ha ribaltato la situazione a suo favore. Bentornato. Prego, si sieda. Mi ha portato i... Spero risolvano i suoi problemi di liquidità. Ok. Mi sembra perfetto, grazie. Allora, immagino si sia rivolto a me perché ho in cura alcuni agenti di polizia. Immagina bene, ma a me e al mio boss ne interessa uno in particolare. E di chi si tratta? Il capitano Yuri Watanabe. Yuri? Cosa c'entra lei ora? Questa storia ha preso una piega che non mi piace, ma devo seguirla. Il trama si infittisce. Deve essere qui nei paraggi. Un'altra messa in scena. Non vedo però la sagoma. Qua? No. Scusa, dove? Aspetta, forse... Bingo! L'hanno impiccato! Allora, prossimo posto... Qua fatto, qui adesso... Qui... Vede. Luoghi simbolo 4 di 5, mi prendi per il culo, scusa. Come cazzo avrei fatto a dimenticarne uno? No, questo mi prende per il culo. Per la polizia si è trattato di suicidio, ma Yuri non era convinta. La vittima era nel giro di Hammered. Nell'ultima registrazione parlavano delle condizioni psicologiche di Yuri. Ecco la cartella di Watanabe. Qui c'è tutto. Sì. Registra mai le sue sedute? No, non l'ho mai fatto. Sarebbe poco professionale e illegale. Vorremmo che registrasse la sua prossima seduta. E il mio boss ha un elenco di domande che dovrebbe porle. Qualche problema? No, nessun problema. So che non dovrei ascoltare. Eppure non riesco a smettere. Chi ha lasciato questi indizi non è soddisfatto dell'operato della polizia. Ok, ora fammi vedere sta roba, scusa, perché non capisco perché. Cos'è che mi manca? A meno che non sia un bug.
1, 2, 3, 4. Qui non c'è nient'altro. Cosa avrei dimenticato? Scusa. Ah no, adesso me lo dà. Si era buggato un attimo. Vaffanculo. Vabbè, ci vediamo là. Ok, Mi sto avvicinando. Spero che chi li lascia in giro abbia un valido motivo. Dimmi tu. Dossier e registratore. Ma dov'è la sagoma? Scusa qua. A meno che non sia qua al centro. No. Vabbè. Yuri mi ha detto che era stata archiviata come morte accidentale per del cibo avariato. Tutti questi casi risalgono a non più di un anno fa. Ma Yuri li ha presi in carico solamente il mese scorso. Quindi è stata Yuri a disseminare le registrazioni. Allora, Yuri, andiamo avanti. Coltivi ancora pensieri ossessivi su questo indiziato? Sì. Ci sono giorni in cui sento di averlo in pugno. Altre volte penso che non lo arresterò mai. Fai gli esercizi di respirazione? Ci provo. Ma... So chi è. So dove si trova e so cosa ha fatto. Ma non posso intervenire. Non senza prove legalmente valide. Deve essere frustrante. Non immagini quanto. Yuri sospetta che il tizio delle registrazioni sia l'assassino di tutte queste persone. E probabilmente ha ragione. Mi sto avvicinando. I soliti indizi gialli. Il registratore deve essere qui da qualche parte. Un altro dossier della polizia. Ah, mi ricordo. Una persona è rimasta folgorata in un incidente, ma aveva legami con Ammered. Yuri ha cercato tracce di un delitto, inutilmente. Nell'ultima, Yuri sembrava frustrata. Non immagini quanto. Tutto qui? Sì. Poi abbiamo parlato della terapia farmacologica, ma quando ritornerà? Perché? Cosa intende fare? Intendo eseguire gli ordini del mio capo. Oh no, vogliono tendere un agguato a Yuri. Devo trovare le altre posizioni. Sì, mi sto avvicinando. Non può che essere Yuri a lasciarmi questi indizi. Ok, però qua non vedo la sagoma. Vabbè. Ancora un rapporto e un nastro. Ho quasi paura di ascoltarlo. Qui aveva colpito un pirata della strada. La vittima avrebbe dovuto testimoniare contro un uomo di Ammered. Ovviamente, il colpevole non è mai stato trovato. I dossier sono sempre più recenti. Questo risale a poche settimane fa. Sembri nervoso. Beh, se il capo scopre che ho lavorato con te sotto copertura, non voglio perdere il posto. Forse dovrei fare anch'io gli esercizi di respirazione. Questo sì che è interessante. Tranquillo, se tu non parli, non lo farò neanch'io. E poi stai andando alla grande. Sei credibile come medico. Grazie, credo. Ha capito che indossavi un microfono? Se l'ha capito, sa fingere bene.
È un uomo del Maggia, è scontato che sappia fingere. La domanda è, avrà fiutato la trappola? Lo capiremo domani, direi. Sicura di voler andare avanti? Se lo becchiamo mentre tenta di assassinare un agente di polizia, finirà dentro a vita. Yuri, che stai facendo? Devo trovarla. L'ultima scena del crimine. Yuri è stata qui. Ora cerchiamo il dossier. Qui c'è il dossier e l'ultima registrazione. Ok, poi... aspetta, qua niente. No, c'è quello. Host, niente. Ah, l'ultima missione sarà qui da qualche parte. Ok, metto già il segnale per andare alla zona. Yuri mi ha detto che qui era affogato qualcuno, ma lei non era convinta perché la vittima nuotava a livello agonistico. Cioè? Ehi, capitano. Dai, ora sei pronto? Mai stato così pronto. Ho già il microfono, sto andando in studio. Mi fermo solo a prendere un caffè. Ok, quando avremo finito ti offrirò da bere. Non vedo l'ora, capitano. Yuri è stata sospesa, ma non si è data per vinta. È ammirevole. Ciao, posso avere un caffè lungo? Salve, dottore. Con chi è che stava parlando? Oh, salve. La terapista? Il terapista, semmai. No, perché l'ho ascoltata? Sconosciuto. Un attimo. Pronto? Ciao, mio caro. Yuri. Vediamoci tra Madison e la 23esima. Dobbiamo parlare. Aspetta, Yuri! Andata. Dopo tutto quello che le è successo, Yuri sarà distrutta. Ogni suo gesto ha uno scopo preciso. Perché mi ha costretto a un macabro tour delle scene del crimine? Avrà una pista che porta al sicario. Sarà bello rivederla. Potrei aiutarla a risolvere tutti questi problemi emotivi. Aspetto a dirlo. Ehi. Cosa? Yuri, che cosa hai fatto? Zio, scendi, bravo. Ecco l'uomo del Maggia, morto, e i dossier di tutte le sue vittime. Quest'uomo era un pluriomicida, ma non per questo meritava di morire. Yuri! So che vorresti dire, ma devi ascoltarmi. Il sistema è quasi sempre efficiente, tuttavia a volte fallisce, e personalmente lo trovo inaccettabile. Alcuni si affidano al destino, al karma, chiamalo come vuoi. Ma io credo solo in me stessa. Non puoi uccidere Yuri. Evidentemente sì. E ti dirò di più. È liberatorio. Hai l'obbligo di costituirti. E per cosa? Ho solo fatto giustizia. Vera giustizia. E in parte ho riequilibrato le sorti del mondo. Sei mia amica, Yuri. Non costringermi a fermarti.
Sei libero di comportarti come ritieni giusto. E io farò altrettanto. Addio, Spider-Man. Yuri! Cosa devo fare? Ora è tutto chiaro. Ciò che Yuri ha fatto a Amaret, l'idea la tentava da tempo. Ha sempre nascosto le proprie emozioni. Non deve essere stato facile. D'altra parte è la persona più tenace e ostinata che conosca. Era senz'altro un criminale, ma ucciderlo è eccessivo. Una questione di giustizia. Costume ragnoverso, qual è? What the? Un momento. Questa grafica sembra... vedo solo io o sembra un po' sbiadito? Ah no, ok. Sistemato. Ragno verso. Beh. Però la grafica mi ricorda un po' quello che hanno fatto il film di animazione con Miles Morales. Con i vari Spider-Man del multiverso. Vabbè. Io stacco qua il video, ci vediamo tra poco per l'ultima missione. Ciao.